Allora, niente, sì, ok, dunque, ho avuto un problema con, cioè stavo registrando già la seconda parte, ma l'ho registrata sulla scheda di memoria, quindi dopo 3 minuti si è interrotta, quindi cercherò di riprendere tutta questa seconda parte. Mi ero fermata, se non sbaglio, alla crema di riso. Spero. Quindi mi rimane ok, dovrei avercela fa. Spero di non aver dimenticato niente. Dopo queste polveri sono passata all'acquisto della pastina che gli sto dando da un mese e ho iniziato acquistando la sabbiolina della Hip, quindi ciò che noi conosciamo come, non lo so, le tempestine. Oh, ma sta cadendo! Oh, no, si è bucata, non me lo dite. Queste per inciso. Si vedono più o meno? Sì. Porca miseria. Ora lo sposto. Questa sabbiolina, dunque, la consistenza non mi è ancora molto chiara perché Tommaso non mangia le cose, le pappe liquide non le mangia, quindi io vado a occhio e le faccio un po' più dense. La pastina densa, quindi in versione un po' più asciutta, ancora non riesce a mangiarla, finisce capovolta testa in giù molto spesso. Che ansia! Molto spesso perché è furbo. Lui praticamente quando non riesce più a mangiare, non vuole più, si lascia la cucchiaiata in mezzo alla lingua, resta così, e poi inizia a fare. Ovviamente gli va di traverso e quindi diventa viola. Io lo devo capovolgere a testa in giù con l'ansia che questo mi muoia tra le braccia. È sempre un pranzo molto tranquillo. Ho comprato un'altra tipologia di pasta, quindi insomma, diciamo che sto ancora studiando. L'ultima volta è andato meglio. L'ho lasciato la crema di legumi un pochino più liquida, abbastanza liquida, e ho messo meno pastina e infatti l'ha mangiata un po' meglio. E poi ho acquistato anche sempre della linea Prime Pappe dell'Eurospin le stelline che però sono ancora chiuse perché sono più grandi e prima lo faccio abituare bene a queste e poi passiamo allo step successivo. Poi ho comprato anche, ma questo l'ho comprato 2 giorni fa, quindi l'ho provato un prodotto una sola volta, sempre della marca Baby Kiss di cui vi ho fatto vedere nell'altra parte la crema di riso mais e tapioca. Ho comprato questa crema di piselli e zucchine che gli ho dato ieri a cena. Questo dai 6 mesi in su. Io ho smesso di guardare questi, cioè sono stata attenta dai 4 ai 6 mesi perché non volevo dare ovviamente l'inizio, quindi fa il primo mese e mezzo di svezzamento, ci sono stata un po' più attenta. Adesso sinceramente vado tranquilla, anche perché i legumi li ho già introdotti attraverso un prodotto che ora vi faccio vedere, quindi non sto più a guardare questo e ora vi spiego perché. Diciamo che di crema non ha niente, la prossima la fa. Questa volta ho seguito le indicazioni e le dosi. La farò più densa, quindi aggiungerò di questo perché era così liquida che ci ho aggiunto poi, mi pare, della crema di riso. Oh, no, no, della crema di mais e tapioca. Insomma, è uguale, non cambia poi tanto. Perché appunto io vedendo questa pensavo che fosse una cosa liquida, scusate, cremosa, invece rimane piuttosto liquida seguendo queste indicazioni e quindi la farò più densa. Quindi crema di piselli e zucchine e poi ho comprato questa che ancora non ho aperto, vedete qua c'è scritto dei 10 mesi in più, passatino di lenticchie. Tommaso, l'ho detto, appena compiuto 7 mesi. Io i legumi li ho già introdotti, non sto a guardare più queste indicazioni. I legumi io li ho introdotti attraverso questo prodotto, la crema di legumi Milupa, che francamente a mio avviso ha un sapore devastante, bruttissimo. Avete presente quando comprate le zuppe in lattina? Che hanno comunque le cose, oppure quelle in bustina, quindi appunto quelle liofilizzate, hanno quel saporaccio. Ecco, questo ha lo stesso saporaccio. Non mi piace affatto. In questo, tra l'altro, la Milupa fa anche il brodo di verdure e il passato di verdure per tutta la famiglia. Non credo. Io questo non lo compro più perché non mi piace. Sono 10 bustine da 12 grammi, quindi 10 dosi, 10 pasti. E ha ceci, fagioli bianchi, piselli, fagiolini,
verdure anche, patate, carote, pomodoro e prezzemolo. Ah, del pomodoro non mi ero accorta, che in effetti c'è disegnato. Il pomodoro è un alimento che io ancora non ho introdotto e che nel prossimo brodo introdurrò. E prezzemolo, poi fecola di patata, ovviamente per addensare, estratto di lievito, può contenere sedano. Anche questo, secondo le dosi dell'acqua da mettere nella bustina, vabbè, avete capito, viene molto liquido e quindi anche qui vado ad introdurre una polvere per addensarlo, perché viene veramente un brodo, non una crema. Non me la chiamate crema perché viene un brodo. Ad ogni modo, questo è un prodotto che non mi è piaciuto. Sarà che ho iniziato ad utilizzarlo, a darglielo poverino senza parmigiano, perché ancora non lo poteva prendere, quindi il sapore era veramente orribile. Ora col parmigiano l'ho provato, andava effettivamente, io assaggio tutto quello che gli do, va un po' meglio, ma non è comunque buonissimo. Questo è tutto ciò che io faccio con questi prodotti come pappa, ok? Quindi come primo e come, a parte i legumi, vabbè, che sono comunque un secondo, diciamo che è un piatto unico. Come primo, che comprendono sempre le verdure. Io le verdure, diciamo che le considero contorno, cioè sono il contorno, ma io le metto nella pappa perché le frullo nel brodo. Per cui con la pappa io faccio primo e contorno. Ultimamente faccio anche queste cose, le lascio stare e ogni tanto faccio così: prendo la vaporiera da microonde e ci metto una zucchina, una carota, una patata, le cuocio al microonde, quindi a vapore nel microonde, vengono praticamente delle verdure disidratate. Utilizzo l'acqua di sotto che mi ha aiutato a cuocerle a vapore. Io ho utilizzato un brodo perché avevo anche un brodo a cuocere, quindi ho utilizzato l'acqua del brodo, frullo e gliele do. Ovviamente cerco di, tipo, dipende se deve essere un contorno oppure se deve essere un piatto unico. Ieri e oggi è stato un piatto, ieri sera a cena e oggi è stato un piatto unico, quindi ho aumentato la dose della patata in modo che mi coprisse la quantità di carboidrati. Viene un pochino, come posso dire, un po' colloso, perché questa patata, no? Viene un po' colloso, quindi bisogna aiutarsi con l'acqua, senza farlo diventare troppo liquido, perché altrimenti non lo mangio. Anche perché poi si raffredda e si addensa. Olio e parmigiano e olè, quindi. Quando non faccio appunto le pappe canoniche, faccio queste verdure così bollite o cotte al vapore, frullate e sono a posto. Per quanto riguarda invece, scusate, io intanto metto. Per quanto riguarda invece il secondo, vi ho già parlato prima appunto dell'esperimento omogenizzato di pollo e verdure che ho fatto, quindi quello gliel'ho già dato un paio di volte, ne ho altre 3 o 4 confezioni, porzioni in freezer. Per il resto io mi sono sempre rivolta agli omogenizzati e mi limito così ad una carrellata di omogenizzati. Aspettate che ho una cosa da prendere. Eccomi. Mi sono conservata un po' di confezioni di cartoncini e poi alcuni li ho. Allora, partiamo da questi cartoncini, così me li levo. Devo solo dividere, mentre ve ne parlo, io intanto divido tra frutta, verdura e carne e pesce. Allora, io ho iniziato con carne e pesce indistintamente, cioè ho iniziato facendogli assaggiare, appunto, vi ho già detto, la frutta. Poi ho iniziato a farle assaggiare la verdura come merenda e poi sono passata al pranzetto alternando carne e pesce. Non mi sono mai fatta problemi di sorta. Ho sentito chi vuole introdurre il pesce dopo un po' di mesi, differenze tra i vari tipi di carne, per cui non so, inizia col pollo, poi quell'altro animale, insomma, quell'altra carne la introduci dopo tot mesi. No, io sono andata dritta e tranquilla. Ovviamente fino ad oggi, no, fino a questa settimana non potevo introdurre manzo e vitello, ma per un problema di intolleranza, quindi per un problema conosciuto, insomma, un problema importante.
Per il resto, ho cercato di spaziare proprio perché, insomma, dove, non potendo accedere alle proteine del latte, volevo spaziare ancora di più per non dargli sempre sto pollo, sto tacchino. Le marche che ho provato sono la Hip, che è la marca che ho acquistato di più, soprattutto all'inizio. Questa è una confezione. Il tacchino di solito lo trovate molto spesso in offerta in queste confezioni da 4. Ovviamente la Hip è la marca più cara tra quelle che ho comprato, è la marca biologica, ed è la marca appunto più costosa. Costa più o meno quanto Humana e poco meno di Alcenero, ma più o meno siamo lì. Sono marche biologiche e costano. Ma poi vi dirò. La Hip mi piace molto, mi piace tutto della Hip: la carne, il pesce, la frutta, la verdura, tutto. Quindi vado di carrellata. Tacchino. Poi, cosa c'ho qui davanti? Tacchino, poi che cosa mi è rimasto? Perché non mi è rimasto praticamente più nulla. Pesce, merluzzo con patate, merluzzo con patate e carote. Ho provato il merluzzo, ho provato, non c'è scritto qui, però qui c'era, aspettate, nel tacchino. Ok. Nel tacchino come omogeneità di carne mi dà pollo e vitello, vitello, pollo, prosciutto cotto e manzo. Dunque, io ho provato il pollo, il tacchino. Come carne è l'agnello, l'agnello alla pollo e tacchino, non so, più o meno hanno lo stesso sapore. L'agnello ha un bel sapore deciso che è molto, ovviamente mi deve piacere. E sembra un po' strano dare l'agnello con un sapore così forte a un bambino così piccolo, però lo apprezza perché è saporito. Ho provato il coniglio, che a mio avviso è disgustoso, ma perché io ho un problema con il coniglio, non mi piace, mi dà fastidio. L'ho comprato 2 volte e non lo comprerò mai più perché mi urta. Proprio mi stomaca, non mi piace. Il prosciutto cotto della Ipa ancora non l'ho provato. E poi ho manzo e vitello, che adesso vi faccio vedere da qualche parte. No, solo vitello, manzo non ce l'ho della Ipa. Che appunto devo ancora provare e neanche pollo e vitello, appunto, sempre perché non li poteva mangiare finora. Di pesce invece ho provato merluzzo con patate e carote. Il mio preferito che è il salmone. Il pesce ha sempre la verdura. Anche il coniglio e anche l'agnello hanno le verdure, credo per addolcire un pochino, per cercare di smorzare, no? I sapori forti, quindi così come il pesce, merluzzo, nasello, salmone e credo dalla Hip basta. Poi ho provato, aspettate che qua ho qualcosa, no, altro tacchino, il pollo biologico. La Hip fa tutto da 80 grammi, quindi è tutto pollo, sì, ok, quindi è tutto da 80 grammi. Ah, e poi ho anche il vitello qui che devo ancora aprire. Poi devo andare a comprare, infatti tra un po' vado. Appena si sveglia il pupo, mangia e usciamo, perché so che da Iper Bimbo qua vicino c'è un'offerta. Si vede che sono anche senza vabbè. C'è un'offerta sulla Hip, quindi vado a fare un po' di scorta. Sono ottimi anche gli omogenizzati di verdure. E io, nel particolare, ho provato zucchine e patate, carote e patate, la zucca. Qui dovrei avere qualcosa. No, questi due, appunto. Zucchine, patate, carote e patate, la zucca. E capita che questi, appunto, insieme ad un omogenizzato di carne di pesce, mi vadano a sostituire tranquillamente un pasto. Non è facile trovare gli omogenizzati di verdure, non tutti li fanno e non tutti poi i punti vendita li portano, per cui mamma mia, oggi sono veramente una lasciamo stare. Lo specchio non è mio amico da mo', ma ultimamente meno che meno.
Ok, quindi con la IPA appunto per la millesima volta mi sono trovata benissimo. Una cosa che non ho ancora provato ma che mi tengo qua per le emergenze è questa, la pappa completa. Molte marche la fanno, io l'ho comprata solo IP e adesso devo comprarla anche della marca Prime Pappe di Eurospin, devo provare anche quella Mellin, che sono le mie marche di riferimento. Questa è la versione pastina con, non leggo, con tris di verdure, poi ci sono anche quelle che hanno la carne al loro interno. Io avevo comprato solo questa perché non volevo né quella di vitello né quella di manzo, anche se al suo interno comunque ha il latte scremato, quindi fino a non gliel'ho data perché fino a poco fa, appunto, non, ripeto per la millesima volta, non lo poteva ancora mangiare. Un'altra marca con cui mi sono trovata male, ve lo dico subito, con la Mellin. Ma che Mellin? Scema, con la Nipiol. Con la Nipiol ho conservato. Ce l'avevo qua davanti fino a un attimo fa. Della Nipiol l'ho conservato, per farvi capire, questa qua. Della Nipiol l'ho provato, allora, la trota, che forse è quello con cui mi sono trovata un po' meglio, perché è un era un gusto un po' diverso dagli altri, quindi è la prima volta che ho provato la trota e l'unica volta è stata di questa marca. Ho comprato il cavallo, lui ha mangiato tutto, gli è piaciuto tutto ovviamente. Il cavallo, ho comprato il pollo, ho comprato la frutta, mi pare fosse mela e pera. La Nipiol costa poco, è molto spesso in offerta, ma non mi è piaciuta perché c'è troppa acqua negli ingredienti, è contenuta veramente troppa acqua, è al primo posto e si vede. Si vede che è tutto molto più liquido e molto meno consistente. Cioè, la differenza ris Nipiol rispetto a un IP si nota, si vede proprio. Una marca che mi ha stupito molto piacevolmente e che acquisto molto volentieri è la Mellin. La Mellin che io ho iniziato a comprare per necessità, quindi per emergenza. Ho comprato diverse cose, infatti tengo poi delle scorte, non so, per esempio a casa di mio padre, così se capita di andare ho tutto lì. Mi ha stupito piacevolmente. Utilizzavo soltanto appunto le marche biologiche, la IP, e invece ho notato che la Mellin produce degli ottimi prodotti. Tra l'altro fa anche delle grandi confezioni. Come si dice, delle confezioni risparmio, quindi molto spesso, sempre, insomma, fa solo dei gusti selezionati, non so, i mix di frutta, di frutta ne fa molte, confezioni grandi, grandi per grandi intendo da 6 pezzi, fa le confezioni da i vasetti da 100 grammi e non da 80, per la maggior parte. Mi sono trovata molto bene. Ho iniziato con la frutta, ma della frutta ne parlo alla fine. Cerchiamo di capire che cosa ho provato. Guardate, forse l'unica cosa che non mi è piaciuta, ma per mio gusto personale, è questa. Formaggino e prosciutto. Prosciutto cotto e formaggino. Ma perché? Perché io ho assaggiato un omogenizzato di prosciutto cotto che poi vi faccio vedere che è la fine del mondo. Quindi quando ho provato questo, il sapore non mi è piaciuto tanto. Fa quasi tutto da 100 grammi, tranne, dunque la frutta la fa tutta da 100 grammi, mentre carne e pesce da 80. Quindi ho provato formaggino e prosciutto, che è l'unico che non per ora non vado a ricomprare. Poi, buono è stato anche manzo e prosciutto, infatti ne ho ancora uno. Poi, che cosa ho comprato? Il pesce lo compro molto volentieri perché mi aggrada l'orata con verdure, c'è scritto sempre sotto. Le ho ricomprate 4 volte già. La spigola con verdure, questo è il nuovo, e se non sbaglio qua c'è. Ah no! Spigola orata, mentre questo non l'avevo ancora provato perché l'ho mangiato, l'ho comprato solo della IP. È andata via la luce, vabbè. Cioè il salmone. Voglio vedere se riesce a battere il salmone della IP, che è veramente buonissimo. Buonissimo, sembra che stiamo a parlare di gourmet. E poi, quindi, mi rivolgo a Mellin soprattutto per il pesce. E poi, vabbè, adesso non ce li ho comunque il solito pollo. Credo, forse solo il pollo ho preso.
Perché poi tutta l'altra carne l'ho sempre presa, ippo oppure nipio, nel caso appunto del cavallo, che era un po' più particolare. La Mellin poi mi piace moltissimo per le merende e per la frutta. Una marca che trovo ottima, perché veramente sto provando tutto, mi mancano soltanto manzo e vitello, che appena riesco vado a comprare, è la marca Prime Pappe. La marca Prime Pappe, ovviamente la Mellin costa meno rispetto alla Hip ed è spesso in offerta, quindi una marca conveniente. Mai quanto questi. La marca Prime Pappe, che ripeto produce Humana, che è quella dell'Eurospin, è una marca biologica che fa vasetti giganteschi. Da 120 grammi, questo è il prosciutto cotto. Questo è buono da morire, al sale dentro, ovviamente, in questo caso. È buonissimo. Quindi, cara Lucy, cari Mauro e Antonio, che dubito stiate guardando questo video anche perché non vedo che cosa ve ne possa importare di questo video, avreste dovuto provare questo nel video assaggi degli omogeneizzati, che è un video che a me è piaciuto tantissimo, perché questo vi sarebbe piaciuto per forza perché è troppo buono. L'unica pecca di questa marca è il fare poche scelte, tipo non fa pesce, fa soltanto pollo, tacchino, prosciutto cotto, manzo, vitello, le pappe pronte con manzo o con vitello, mi pare, qualche gusto di frutta e poi la crema di riso, il semolino, le stelline e credo le puntine, insomma le tempestine, quelle lì. E poi i biscotti. Che ho comprato anch'essi. Quindi io ho provato. Allora, quelli che ho comprato già 3 volte sono appunto quelli di prosciutto cotto. Se sono troppo grandi si dividono, insomma, non è un problema, anche perché poi un omogenizzato dura in freezer, dura 24 ore, per cui insomma avete tutto il tempo tra pranzo e cena di riconsumarli, se no ve li mangiate voi. Il tacchino e basta, e poi di tutto il resto ho preso la frutta. Sulla frutta mi tocca fare un altro video a parte, anche perché questo si sta svegliando. Questo è il monitor che io uso e questi si illuminano quando lui raggiunge, vedete? Ora è raffreddato, lui dorme a pancia sotto, quindi si sta girando così. E insomma, quindi mi tocca andare. Quindi della frutta credo che parleremo in un altro momento. Ciao a tutti!